Noè, non toccateci i bambini che se no ci incarogniamo. Chi l'ha vista morire, o meglio, chi l'ha vista morire, è un film del 1972 ad opera del buon Aldo Lado, regista che ha mosso qualche passo interessante nel mondo giallo e quindi aspettatevi di risentire il suo nome in futuro. Il film tratta di argomenti abbastanza tostarelli, o meglio, possono sembrare molto più aspri e inquietanti detti piuttosto di come poi vengono messi in scena all'interno del film stesso. Ovvero, si parla pur sempre di un serial killer che va in giro a ammazzare bambine. Il tema dell'infanticidio verrà poi ripreso anche da altri registi più avanti o prendendo ragazzini magari dall'età un po' più avanzata e in modi anche più raccapriccianti, ma poi un giorno ci arriveremo. Qua è più la chiave di volta di tutta quanta una faccenda, di tutta una storia molto più psicopatica, sociale e tutta una susseguente caterbata di morti ammazzati in modi buffi che tanto aggradano gli amanti del giallo all'italiana. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere insieme la trama. Tutta la faccenda parte dalle nevi delle Alpi francesi. Anzi, sul DVD c'è scritto anche il posto preciso, a Megève, spero di averlo detto bene, a Megève, dove un serial killer, o comunque un assassino misterioso, uccide senza pietà una povera bambina dai capelli rossi. Tutto quello che sappiamo dell'assassino è che va in giro con una sorta di veletta in faccia, sapete quelle velette nere che usavano mettere le donne a lutto? Ecco, una cosa del genere. E così mascherato attacca le sue vittime, come sempre, col classico povone in prima persona che ci fa vedere l'assassino, quello che io chiamo la killer cam, cioè noi vediamo dagli occhi dell'assassino, un espediente che verrà utilizzato più volte. E qua addirittura andiamo a seguire l'assassino anche quando non riesce a uccidere nessuno, però magari sta solo pettinando la sua vittima e noi sappiamo che Tizio piuttosto che Caio è sotto le grinfie di questo malvagio individuo o individua. A questo punto però è facile pensare che tutto il film si baserà sulle indagini sull'omicidio di questa bambina trovata nella neve senza vita. E invece stacco. Infatti ora ci troviamo improvvisamente tra il canale di Venezia, luogo dove poi sarà ambientato tutto il resto del film, e che ci fa capire che, insomma, quello che abbiamo visto fino adesso non era nient'altro che un flashback, un evento successo qualche anno prima rispetto agli eventi del film. Una Venezia, peraltro, molto particolare e molto a doppia faccia, che tra gli scorci belli e eleganti nasconde invece un marciume raccapricciante, sia umano, sia anche dei luoghi. Cioè, passiamo dal palazzo del riccone, bello, liberty, con gli interni da miliardi e miliardi di lire, ha invece il palazzo in costruzione con le travi da fuori e tutto quanto nello sfacelo più completo tra polvere e rottami. Stessa doppia faccia che peraltro avranno molti dei personaggi di questo film. Il nostro protagonista è Franco, un artista scultore sposato e divorziato e che anzi finalmente si ritrova a passare del tempo con sua figlia Roberta. Bambina, guarda caso, interpretata da Nicoletta Elmi, ovvero la storica bambina di tutti i film degli anni 70 e che sempre, vabbè, diciamo, spesso portava una sfiga senza pari a tutti quelli che la circondassero. Questa volta però il procedimento è autoinflitto, infatti dopo aver ficcanasato di qua e di là, la pargola viene stalkerata da questo misterioso essere velettato e infine ritrovata, stecchita, all'interno di un canale. Iniziano così le prime indagini, ma la polizia sembra piuttosto in alto mare. Inizia mare troppo. E dunque il nostro amico Franco si riconcilia insieme all'ex moglie per riuscire insieme a indagare sulla morte della loro povera figliola, andando a scoprire così quel torbido insieme di tentacoli che cela la fine di questa bimba. Più scaveranno a fondo, più scopriranno inquietanti verità, collegati in qualche modo ad uno stesso circolo di alta società, che egli peraltro conosceva come artista, aiutati sia dal parroco locale, peraltro un giovine Alessandro Haber,
sia dal suo ricco amico e pagatore Serafian, un mercante d'arte con la faccia di un mai così ambiguo Adolfo Celi. E lo so, basta nominarlo. Tra presunti giri di sesso e presunti giri di droga e addirittura presunti pedofili, siringate, spari e coltellate andranno a eliminare mano a mano tutti quelli che anche solo sembrano sapere qualcosa di che diamine stia capitando. E cercheremo di seguire anche noi questa sequela di vittime che ci porteranno mano a mano in un sentiero di sangue proprio verso il finale, come sempre a sorpresona. Sicuramente c'è chi vi dirà che un occhio attento ai gialloni non vedrà questo finale così a sorpresa e riuscirà a anticiparlo, ma comunque la trama si dipana abbastanza bene ed è anche interessante capire quale sia il collegamento tra tutti i vari personaggi, dei quali poi alla fin fine nessuno poi si salva così tanto, tolti ovviamente i protagonisti. Insomma, ognuno ha le sue belle gatte da pelare, o meglio, ognuno ha la sua bella parte di sé abbastanza zozza. Bisogna dire comunque che il film ci prova in tutti i modi a confonderci le idee, dandoci la classica sbattuta di aringhe rosse in padella che ci fa pensare di seguire una traccia poi un'altra senza capire in questo caso che non ce n'è una giusta o una sbagliata, ma che sono tutte parte della stessa. Diciamo che la tensione del film fa un po' come la laguna, cioè un po' sale e un po' scende, un po' sale e un po' scende, e sembra un pochinello forzato il fatto che a un certo punto, quasi verso la fine del film, viene inserito un personaggio che fino a prima non avevamo mai visto, che ci fa il mezzo spiegone per riuscire già a indirizzarci di più verso la parte giusta. È un po' una forzatura per riuscire poi a giustificare quel finale lì. Ma tutto sommato, anche lasciando perdere questo, il film regge abbastanza solidamente in piedi. E poi è fornito di una bella trama, cosa un po' diversa dai classici spesso gialli all'italiana che erano paciughi di sesso e virulenza senza pari, come peraltro sembra anche un po' questo film da alcune scene del trailer. Anzi, a mio avviso il film stesso dà un esempio diametralmente opposto. La scena infatti dove George Lazenby, il nostro Franco protagonista, e la sua ex moglie, interpretata da invece Anita Strindberg, che è un altro volto che spesso rivedremo in questi film anni 70, vanno a letto assieme dopo aver scoperto della morte della loro figlia, peraltro per omicidio, è una scena veramente toccante, cioè tu vedi queste due persone che fanno sesso proprio solo per darsi conforto, con le lacrime agli occhi, con la disperazione nel cuore, una scena veramente fortissima a mio avviso. A memoria altre scene che ricordo sono poi ad esempio quella con i bambini che fanno il girotondo attorno alla Amy canticchiando la simpaticissima filastrocca che dà il titolo al film e rimbalzandole la sfiga. Come già detto, il povin killer cam dell'assassino con tanto di griglia su che ci fa vedere veramente le cose filtrate dal suo punto di vista. Così come una scena di scambio di simpatici convenevoli più lenti all'interno di un palazzo abbandonato con le sue travi belle in vista. Insomma, in fondo è un'esperienza gialla carina e di maniera, che dà quello che deve, ovvero un mistero da risolvere e una società con così su di marciume. Buona parte poi dell'atmosfera del film tiene su anche grazie alle musiche, signori, le musiche di un dilettantucolo qualsiasi che si chiama Ennio Morricone, che prende le filastrocche per i bambini e le rende qualcosa di veramente inquietante. Sì, erano già state utilizzate ogni tanto le filastrocche dei bimbi per fare paura, messe in chiavi diverse, però qua proprio sono il filo conduttore della musica di tutto il film. E lo stesso testo della filastrocca portante è piuttosto violento, cioè parla praticamente di animali che si riconoscono l'un l'altro mentre uno ammazza un altro. Come poi, per carità, spesso violente lo sono davvero le filastrocche dei bambini. Filastrocche queste che sono state scritte, riprese o adattate da filastrocche vere dei bambini in Veneto. E, nota di colore, scritte e redatte da Morricone? No! Dalla signora Morricone, quindi ringraziamo la moglie di Morricone per averci fatto venire gli incubi su queste frasi inquietanti e allegre, ma inquietanti, ma allegre, ma inquietanti, ma inquietanti. E che le musiche paiono seguire la stessa logica lagunare della tensione di prima. Cioè si parte dalla canzoncina per i bambini, la 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 la, e il cocco di botto ti va in minore, la 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 la, e noi diciamo oddio chi è che sta venendo squartato in 12 parti. Anzi, addirittura in certi casi la musica si riduce espressamente a un coro di bambini in una monovocale, tipo aa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 a
sirena psichedelica. I brividoni. Solo una cosa mi perplime un pochetto, e cioè, ma perché la filastrocca dice chi l'ha visto morire con la O, quando invece il film è chi l'ha vista, essendo giustamente una bambina, con la A? Boh, probabilmente perché la filastrocca vera diceva chi l'ha visto morire e quindi non potevano modificarla? Ma se queste filastrocche sono state realizzate apposta per il film, non potevano mettersi in una dove moriva un animale donna in modo che venisse uguale al titolo? Non lo sapremo mai. Anche se ricco di stilemi del genere, come la psicologia che doveva essere sempre la soluzione finale per risolvere tutta la baracca, oppure gli ammazzamenti vari, dei testimoni, di chi sa, eccetera, 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 in fondo Chi l'ha vista morire è un film che ha il suo punto più di forza proprio nel dramma familiare, ha qua la sua originalità. Ha proprio in questi due protagonisti, nel loro rapporto che va rinsaldandosi dopo una perdita così grave e tragica, la sua forza più grande. E anche un suo modo, a mio avviso, di avvicinarti più a persone vere. Cioè, hanno anche questi protagonisti delle reazioni molto vere. Penso ad esempio a quando il protagonista sfascia la faccia alla scultura che stava facendo, corrotto dalla rabbia per il non sapere quello che sia successo alla figlia. O addirittura all'inquietantissimo, anche a mio avviso, sorriso della Strindberg nel vedere la fine truculenta che fa l'assassino di sua figlia e a goderci pure secco di brutto. E non possiamo neanche darle torto più di tanto. Cioè, insomma, una cosa raccapricciante, ma che rivela anche dietro una grandissima umanità. Finisce dunque qua la recensione di Chi l'ha vista morire. Film che sicuramente, dunque, vi consiglio di vedere, tanto più direi se siete veneziani. Che così quando camminate sui canali dopo una certa ora, ecco, vi fate delle belle sgommatone nelle mutande. In realtà ci sarebbe ancora una cosina di cui parlare, ma si tratta di una simpaticissima paraculata della versione italiana del film e che potrebbe anche portare a simpatici dibattiti qua sotto. Ma non posso farvela perché se provo a farla vi spoilerò direttamente come finisce. E come detto vorrei cercare di non farlo in queste rubriche, sia in quella lunga che in queste più brevi. Posso solo dirvi, così vi indirizzo a cercare verso quella direzione, quando avete finito di vederlo, ovviamente, che tutto si basa su una particolare frase che viene detta alla fine del film italiano e che invece scompare nella traduzione inglese. E uno dice, maledetti, gli americani hanno censurato. No, stavolta le forbici hanno un effetto contrario. Infatti, non dicendo quella frase, il film americano va a cogliere molto più il punto piuttosto che quello italiano, che si chiude invece così un po' con sì, ma in realtà, mani avanti, mani avanti. Quindi siamo di fronte praticamente a un film che nella sua versione doppiata è più esplicito della versione no. Vabbè, vedete voi e traetene voi le vostre conclusioni. Non dimentichiamoci dei fondamentali, non posso concludere degnamente questa recensione senza avere considerato il punto cardine di tutti i gialli d'italiana, il fulcro lucido e luminoso di tutti questi film, ciò che fa l'80-82% del carisma di tali pellicole. E cioè contare quante volte compaiono le bottiglie di J&B! Signori, o di qualsiasi altra bottiglia adesso imparentata. E in realtà casco male, perché qua di J&B non ne ho visto veramente neanche uno. Ma poi a aiutarmi sono arrivati loro! Ovvero gli amici dell'Atrocity Film Festival, o per meglio dire, tre amiconi di Seattle che si sono ritrovati più di una volta a vedere film di genere nostrani italiani e che, come me, hanno la stessa sindrome ossessiva compulsiva che li porta a contare tutte le bottiglie di G&B che vedono all'interno dei film medesimi. Ma la loro genialità è così elevata che sono riusciti ad andare a fare una pagina apposita su internet dove mettono gli screen di tutte le bottiglie di G&B che compaiono dentro i nostri film. Qua la genialità raggiunge gli Oscar. E grazie proprio quindi al loro sito sono riuscito a ritrovare anche qua, se è nascosto tra le damigiane veneziane, un mezzo J&B infilato là così, olè. Vabbè, J&B della bandiera.